entrino i Gigolo, eccoli, Gigolo, Frank Gigolo e Roy Gigolo. Eccoli qua, amati dal pubblico femminile, Roy Gigolò, Frank Gigolò e Raffaella in mezzo, che comunque fa piacere averla qua, almeno così siamo tutti accoppiati, io sto con lei e loro stanno insieme, ecco, tanto per chiarire il giro. Allora, molti ci hanno telefonato, molti ci hanno scritto, tutti vi volevano rivedere, ma per mettervi sotto a una sorta di tiro incrociato di domande che non farò io in quanto uomo, ma che faranno solo le donne. Quindi io direi di cominciare subito con le donne che abbiamo qua. Partirei con la signora De Usagno. Prego, tiro incrociato. A loro due? Sì, certo. Voi usate Viagra? Come? Sì. Allora, io a qualche volta l'ho usato, però diciamo che preferisco altri prodotti, tipo insomma, il Cialis, perché il Viagra mi dà un po' di mal di testa, però parliamo di casi sporadici. Perché il Viagra però, sì, è quella pillola che si ingoia velocemente, altrimenti si indurisce il collo. Ma lei oggi, oggi come oggi è una pratica, è come prendere un caffè, molti uomini chiediamo lo prendono, prende ma il caffè. Non lo dicono. Chiedo io, lei prende il caffè? Il tartufo. Com'è? Cominciamo, che non ci capiamo, nonostante siamo a un centimetro. La domanda è, lei prende il caffè? No. No, il caffè sarebbe la metafora del... Viagra. No, ma deve dirlo lui, se no non lo dice. Ecco, lei lo prende il Viagra? No. Non ne ha bisogno? Non c'ho bisogno. No. Cosa ha detto? Che prende il tartufo. Come? Ho detto, io, a me mi viene il tartufo. Ha detto mi viene il tartufo. Prendo il tartufo. Che cos'è il tartufo per lei? Ma il cioccolatino? Il fungo. Il fungo. Il tartufo. Oltre al suo si mangia anche il tartufo. Ho capito, va bene, facciamo una seconda domanda. Siamo di corsa. Allora, la scorsa puntata, quando erano ospiti, dietro le quinte ci siamo stretti la mano e la sua presa è stata molto deboluccia. Quindi debole. In realtà io continuo a essere scettica sulla loro professione. Vabbè, ma la mano cosa c'entra con il resto? Scusi. Eh beh, ma quello è anche indice di qualcosa. Allora, volevo stringere la mano da collega per capire se invece ci sono speranze. Perché c'ha la mano molle? Scusi, prenda il tartufo. Io l'ho detto se voleva fare la prova. Ma che prova? E poi continua a indicarsi. Mi ha anche stretta. Va bene, questa non è una domanda, è una riflessione. Sentiamo la diacona. Diacona, prego. Allora, io più che altro mi rivolgo a Roy. Lui analizzava la situazione, insomma, una certa capacità di analisi, questo ragazzo, e diceva che dietro queste donne che lo cercano c'è sempre una valenza, una ricerca di una in qualche maniera di affettività, di contatto, di relazione, che è diverso rispetto agli uomini che cercano le donne. Ma mi scusi, ma lei che nota questo, poi non si sente un po' in colpa a prendere l'assegno che è sul comodino? Non sente niente. Dopo si prenda anche il comodino, no? Siccome. No, credo. Abbiamo già risposto. Sentiamo la signora Chirico. E prima aspettavamo di entrare. Io ho scoperto che lui è anche un uomo di buone letture. Ha letto anche alcuni miei libri sul tema. È uno che approfondisce la materia. Allora volevo farvi una domanda da esperti del settore. C'è tutto un dibattito tra le femministe se l'orgasmo autentico femminile sia quello clitorideo o quello vaginale, perché ci sono femministe un po', diciamo, intransigenti che dicono che il vero orgasmo sia in realtà quello che due donne possono darsi tra loro, quello clitorideo, mentre la penetrazione domanda? È un'idea che ci hanno messo in testa i maschi. Allora voi, dalla vostra esperienza sul campo, che idea vi siete fatti? Le vostre clienti come godono di più? Farei rispondere prima qui il genio, prima, perché la domanda è talmente lunga che ha bisogno di una risposta stretta. Prego. Io faccio anche solo con la lingua. Visto che è bella risposta. E anche con le orecchie quando capita. Con le orecchie lavora lei? Fantastico. No, con le orecchie no. Risponda rapidamente. Diciamo che è clitoridea per la maggior parte dei casi, perché in realtà la penetrazione va a stimolare una minima parte. Sì, adesso mandiamo delle diapositive, attenzione. Per cortesia, chiederei alla poetessa Santa Croce se vuole fare una domanda ai gigolò. Prego. Sì, volevo sapere da loro un pensiero riguardo a Eraclito, al suo definire il divino, ovvero il principio di tutte le cose, che è presente nell'armonia e nella tensione dei contrasti. E quindi il divino è giorno-notte, estate-inverno, guerra e pace, è muta
Io il come divino, il fuoco. Il divino lo lasci finire, se no guardi, viene già, c'ho già la labirintite, guardi, il divino. Finisca, la prego. E quindi volevo, ecco, sapere che cosa ne pensavano di questo suo pensiero. Ma c'è il punto di domanda alla fine, perché è una domanda. Io credo che non si debba rispondere. No, anzi, risponda lei, per cortesia. No, io non ho capito. No, lei deve rispondere adesso. Non ho capito la domanda. No, lei l'ha capita. Come, cosa dice? Ma io, la metto sotto per una settimana. Così. La mette sotto per una settimana. Io devo tradurre per il pubblico a casa, perché quello che arriva dalla sua bocca lo capiscono in pochi. Qui abbiamo una parente di DiCaprio, lei mi fa fare delle figuracce. Con altre domande a raffica delle nostre opinioniste ai nostri amici. Gigolò, vuole cominciare raffica, sempre lei? Ma raffica però una domanda che me la so scritta. Prego. Cos'è il testicolo? Lo sapete, sono andata a vedere al dizionario. Sì. Allora, deriva testicolo, deriva dal latino testiculus, che significa testimone, ovvero colui che testimonia l'atto sessuale senza però prenderne parte. In pratica è un coglione. Vi sentite così voi ma due? No, ma no, ma non risponda! Non risponda, ma non risponda. Non è una domanda! Ma non è una domanda! È una domanda. Giustamente i coglioni sono sempre i due. Esatto, ma non è una domanda! Signora Barra, alzi il livello, vada. Veloce, però, perché il tempo corre. A parte gli oggettini che si portano dietro, perché una donna dovrebbe venire con voi? Che, qual è la vostra qualità? Cosa avete di diverso dagli altri uomini? Risponda lei. Io sono un professionista, sono riuscito a far venire l'orgasmo 8 volte con una donna. Quante? 8 volte. In quanto? Suddivise in 8 giorni però, Comunque vabbè, sentiamo la signora, è una zona rossa questa, prego. No, c'è anche mia madre, onestamente, sentire queste cose. Prego. Una domanda velocissima, se vi ricordate se vi è rimasta in mente qualche cliente, qualche situazione particolare delle vostre esperienze? Beh, sì, ce ne sarebbero mille. Ho scritto anche un libro sulle tante esperienze. Quella che è rimasta più in mente, ogni tanto ci penso, ogni tanto ricordo. Qual è quella che ricorre? Sì, però sono cose un po' tragiche, cioè... tragiche, sì, abbastanza tragiche. Ho capito. Comunque, facciamola sul romantico. Sì, volevo sapere se vi è mai capitato di infatuarvi di una cliente, di sperare di innamorarsi. Innamorarsi. Chiedo sì, qui al nostro Frank. A me una volta sì, una manager di Parigi. Come? Però poi... Una volta una manager di Parigi. E quindi pagina 777 di Televideo, trovate Frank Gigolò risposte a Matrix. Può ripetere? Lei ha... Si è innamorato di una... Mi sto innamorando di una manager di Parigi. Oh, manager di Parigi! Dai, dolce. E come è finita? Poi... L'ha lasciata? Non ci siamo sentiti più e... Ma la faceva pagare o faceva lo sconto? No, la facevo pagare. La faceva pagare. che venale. Felicita! Vuoi fare una domanda ai gigolò oppure saltiamo? No, ma gigolò veramente volevo fare una domanda. Perché mi ha attratto quella santità che è nel suo viso. È andato dai francescani lì a scuola. Ma cosa dice? No, ma poi ti devo dire una cosa. Lei lo vedrei vestito, visto che ha la valigetta. Non so, da frate, da eremita che porta il suo bene. Capisci? Cosa ha mangiato oggi a mezzogiorno? Che dite voi? Alla mensa di Mediaset, tutto, no? Va bene, grazie. Allora, adesso siamo un po', come dire, in ritardo, però io posso ritenermi veramente col petto in fuori, perché ho un'esclusiva. Voglio proprio regalarla alla fine di questa serie. Abbiamo convinto, dopo tanti tentativi, una signora, una donna come tante, a liberare, diciamo, le sue problematiche, confessando anche le più oscure. Ce l'abbiamo collegata da Torino. Quindi adesso in esclusiva per Matrix Gambretti sentiamo quali sono le sue problematiche, appunto le sue confessioni. Colleghiamoci con Torino per cortesia. Pronto Torino? Ecco, quella che vedete... Come si chiama signora? Mi scusi. Signora? Preferirei non dire il mio nome. Dico sì. Però, io capisco la privacy, però non è un po' troppo sto cappuccio da Cacus Clan, sì. Il Cucus Clan, no. E guardi, mi trovo molto in difficoltà perché qui nel condominio mi conoscono tutti. Va bene, allora ci vuole dire qual è il suo problema? Prego. Sì, guardi, in breve sono stata lasciata dall'uomo con il quale ho condiviso 10 anni della mia vita. Sì. E sono una donna disperata, vorrei riscattarmi, sono ancora giovane, anch'io... Sì. Ho il diritto di toccare il cielo con un dito, voi potete darmi il dito?
Ma quale dito? Quale dito, scusi? Sì, loro sono in grado di... No, chiedo a... Lei può venire in soccorso di questa sì. donna disperata? Sì, sì, voglio, quando vuole. Cosa dite? Pagando, sì, sì. Pagando, detto. Pagando, sì, il dito glielo dà, ma pagando. Sì, sì, appunto. Va bene, vada avanti, sì, quanto prego. Costa? Come? Sì, quanto costa? Quanto costa il dito? Vi faccio la domanda, quanto costa? 200 euro l'ora. 200 euro l'ora il dito, con lo smalto o senza smalto? Con lo smalto. Con lo smalto. Faccia pure altre domande, perché stiamo chiudendo, quindi se vuole liberare... Sì, sì, sì. Sì, sì, vi volevo dire, fate la fattura? Ma che c'entra adesso? Questi sono dettagli che possiamo saltare. Andiamo a una domanda un po' più intima, se no che collegamento esclusiva è? Sì, scusi. Sì. Sì, no, volevo anche sapere se hanno la macchina, possono venire con la macchina e che tipo di servizio fanno. Ah, questo sì. E se potevano farmi una visita. Sì, sì, la visita gliela fanno. Cioè, voi potete fare visita a domicilio? Io sono automunito e posso recarmi nella sua abitazione e fare una visita. Ma fate veramente la fattura o no? Tutto in nero? Adesso lo Stato sicuramente fra per, adesso no, però. Per adesso beati no, beati voi, quindi voi andate, fate il servizio, prendete via. Sì, oppure sono facciamo fatture fittizie, fittizie. Un massaggio. Cosa al posto di una fattura fate... Ma adesso la finanza ascolta il programma, cioè, e li arresta, l'IVA, no? Spalmano l'IVA, no. Ho capito, così. Anche la ritenuta d'acconto, tac tac, davanti. Va bene, faccia ancora un'ultima domanda se ce l'ha. La faccia, perché stiamo chiudendo. Ma sì, sono cose sì, che non si sentono altrove. Se... Prego, signora. Sì, volevo sapere se nel vostro repertorio ci avete il Principe Azzurro. Ma cosa... Cioè, lei si traveste... Chiedo, lei si traveste eventualmente sì, per sì. fantasie erotiche? Che taglia porta? 48. 48, ma ce l'ha il vestito con la calzamaglia? Sì, sì. C'ha il Principe Azzurro, lei? Dentro la valigetta? Ma è Tabeta, non è... Si ricorda di Tabeta che aveva tutto dentro la valigia? Cioè, lei si veste da Principe Azzurro sì. e va col manganello? Lei ce l'ha questi travestimenti? No, o no? No. No, queste cose le lascio a lui. Ma infatti, vedi che sono opposti che poi si toccano. Un'ultima domanda sì. e la saluto e la ringrazio per la sua disponibilità a parlare con noi, anche se incappucciata. Prego. Grazie, sì, volevo sapere se fanno rumore, perché io abito in una casa anni 70 con le pareti di carta velina. Beh, rumore, adesso dipende da voi. Fa rumore lei oppure mette il silenziatore? Mettiamo qualche molla. Come? Mettiamo qualche molla. Mettiamo qualche molla, ma è una cosa... Cioè, lei veramente è fuori dal mondo, lei si deve far visitare, scusi, Io non lo so. Cioè, lei mi rovina l'esclusiva. Vabbè, io la ringrazio... La ringrazio, signora Mr. X, la chiamo Mr. X, Malcolm X la chiamo, ecco, così almeno abbiamo combattuto anche il Ku Klux Klan.